Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 20 al 26 marzo 2023. Paul è un assassino? Lunedì, 20 marzo 2023. Christophe è pronto a ricorrere a mezzi drastici pur di scacciare definitivamente Arian dalla vita di Robert. Per questo, propone a Werner un piano spietato: fingere un attentato a Robert e seminare falsi indizi in modo da far arrestare Arian. Il vecchio Salfield, però, non se la sente di mettere a rischio la vita di suo figlio fino a questo punto. Il giorno seguente, tra Robert e Christophe ha luogo una pesante discussione. Furibondo, il ricco albergatore decide di venir meno alla promessa fatta a Werner e di agire il prima possibile. Paul confida a Josie di aver sofferto tantissimo a causa della perdita della sua amata Romy Erlinger. Inoltre, non esita a ricordare i momenti dolorosi e le incomprensioni che hanno segnato poi la sua storia con Michelle. Per questo, specifica di aver paura di innamorarsi per non soffrire di nuovo. Martedì, 21 marzo 2023. Henning si chiede perché Costanza e Paul siano così distanti. Alla fine, la Fontalheim decide di fare il primo passo e di avvicinarsi emotivamente a Lindberg in modo da confessargli ciò che sente per lui. Shiren non sa cosa indossare al prossimo gala. Insieme a Jerry, nota una signora ben vestita e decide di studiare subito un piano per impossessarsi del vestito. Michael racconta una bugia a Nico: non ha paura dei ragni. André, intanto, si convince che il suo amico non passerà una serena notte nel bosco. L'unica a credere fermamente nel dottore è Rosalie, certa che il suo amato vincerà la sfida. Eric chiede a Josie se lo accompagnerà al gala. Lei, però, dopo essersi accorta della speciale affinità sorta tra il padre e Cornelia, preferisce che sia quest'ultima a prendere il suo posto. Eric è molto commosso dalle sue dolci parole. Mercoledì, 22 marzo 2023. Robert viene colpito di striscio da un colpo di pistola nel bosco e riflette con Arian su chi possa essersi macchiato di un'azione del genere. Werner scopre che Christophe, senza il suo consenso, ha organizzato un finto attentato ai danni del figlio. Deluso, lo schiaffeggia. Arian, intanto, porta il suo amato in ospedale per gli accertamenti del caso. Quando i due rincasano, trovano una amara sorpresa: la polizia vuole interrogare la Kallenberg perché sospetta di lei. Per dimostrare ad André le sue qualità culinarie, Josie prepara un raffinatissimo dessert. Il Konopka, dopo averlo assaggiato, le dice di migliorarne il gusto servendosi di un'erba che cresce spontaneamente nei pascoli alpini. Aggiunge che, grazie a questo piccolo accorgimento, il suo dolce potrà essere inserito nel nuovo libro di cucina redatto dai cuochi dell'hotel. Giovedì, 23 marzo 2023. Via internet, Max, Hildegard e Jerry seguono il combattimento di Vanessa al campionato tedesco di scherma. La ragazza, però, viene eliminata nel corso del primo round finale. Per tirarle sul morale, Max le organizza un piccolo ricevimento. Quando finalmente la Sombichler ritorna a casa, non esita a lanciare pesanti accuse ai presenti, rei di aver comunque seguito la sua sfida. Anche se non lo hanno fatto dagli spalti, l'hanno vista comunque gareggiare online. Henning è incantato dalla bellezza di Shiren durante il gala. La ragazza, inoltre, è felice che nessuno si sia accorto del furto dell'abito. Quando, il giorno seguente, la Silan scopre che una sua foto è stata pubblicata sui giornali, precipita nel panico. Cornelia non riesce ad accettare il fatto che, per poco, Robert non abbia perso la vita. Eric rispetta il suo dolore. Venerdì, 24 marzo 2023. Josie e Paul vanno alla ricerca della famosa erba indicata da André. Eric fa una confessione speciale a Cornelia. Che cosa gli risponderà la donna? Successivamente, i due cenano insieme vivendo un momento molto speciale. Paul e la Clee, nel frattempo, sono costretti a trascorrere la notte in una baita alpina a causa delle avverse condizioni meteo. Sfinito, il Lindberg si addormenta. Josie, vicinissima a lui, prova a baciarlo. Ma Arian viene portata alla stazione di polizia per essere interrogata in quanto nella sua camera da letto è stato trovato un falso testamento di Robert. Forse voleva ucciderlo per impossessarsi finalmente delle sue azioni e delle sue ricchezze? Rincasata dopo ore ed ore di interrogatorio, la donna riesce a convincere Robert della sua innocenza.
quando poi si addormenta, la donna viene perseguitata da un incubo. Sabato, 25 marzo 2023. Vanessa prende una decisione molto importante: risolvere finalmente i suoi problemi di coppia con Max provando a lavorare sulla gelosia. Michael si offre di aiutarla. Jerry e Rosalie provano a rallegrare la Sombichler cucinandole il suo piatto preferito. Purtroppo, qualcosa non va per il verso giusto durante la cottura. I due combinano un vero e proprio disastro in cucina. Shireen cerca freneticamente tutti i giornali con la sua foto e li fa sparire. Purtroppo, però, la donna derubata contatta Eric, che avverte prontamente la Sealand che, come se non bastasse, riceve un'altra pessima notizia subito dopo. Henning cosa ne penserà? Robert non sa se credere o meno alla versione di Arian. E, attanagliato da forti dubbi, Werner non vuole tradire Christoph. Purtroppo, però, continuare a mentire al figlio sta diventando davvero insopportabile. Domenica, 26 marzo 2023. Werner, disperato, confida ad André che Arian è innocente in quanto la sparatoria ai danni del figlio è stata organizzata da Christoph. Robert entra all'improvviso. Constanze e Henning decidono di commemorare la piccola Manuela Fontalheim, sorellina di Henning, morta perché investita da un'auto, nell'anniversario della sua morte. Paul ascolta la triste storia della bambina e cerca di consolare Constanze. Poi avverte uno strano disagio, come se si sentisse responsabile di qualcosa. Hildegard partecipa ad un concorso e si aggiudica il terzo premio, ovvero una macchina da caffè. Quando Alphonse torna a casa, resta sbalordito dal dispositivo, perché ha già sentito cose positive al riguardo. Vanessa intuisce che Max le stia nascondendo qualcosa, ma non sa bene cosa. Michael cerca di calmarla, ma lei prende una decisione. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Marcus concede il divorzio ad Alexandra. Paura per Vanessa. La 19ª stagione di Tempesta d'amore è pienamente entrata nel vivo in Germania con le sue vicende sempre ricche di sorprese. Le news tedesche riportano grandi svolte. Marcus, il nuovo rivale di Christoph, sia in amore che in affari, uscirà dal carcere e, stranamente, concederà il divorzio ad Alexandra, sua ex moglie nonché nuova fidanzata del Salfield. Vanessa, invece, farà una importantissima confessione a Caroline riguardante Max. Nel frattempo Valentina, che come ben sappiamo nella nuova annata abbraccerà la professione medica, somministrerà alla Sombichler un pericolosissimo farmaco. Anticipazioni tempesta d'amore, puntate tedesche. Marcus concede il divorzio ad Alexandra. In Germania, si fanno sempre più appassionanti le puntate che vedono al centro della scena il triangolo Marcus-Alexandra-Christoph. Come più volte vi abbiamo spoilerato, Alexandra è la donna a cui Arian Kallenberg venderà le proprie azioni prima di essere condannata per i suoi crimini. Moglie del ricco e famosissimo Marcus Schwarzbach, la new entry Alexandra incontrerà al Fürstenhof il suo primo amore, Christoph. La passione riesploderà improvvisa non appena i due avranno modo di passare del tempo insieme. Sarà così che Alexandra abbandonerà i suoi propositi di vendetta contro Werner, Robert e lo stesso Christoph ed inizierà una relazione clandestina con quest'ultimo. Marcus, scoperto l'intrigo, affronterà duramente il rivale. Un giorno, si arriverà ad una colluttazione che porterà Eleni, la primogenita della coppia, a fare tutto il possibile per evitare il peggio. Purtroppo, la ragazza, nel tentativo di separarli, precipiterà giù dalle scale. Ricoverata d'urgenza in ospedale, verrà dichiarata in condizioni critiche. Dal momento che gli Schwarzbach si ritroveranno con i conti bloccati per via delle indagini fatte partire da Christoph nel tentativo di distruggere economicamente il rivale, Eleni non potrà accedere con facilità a delle cure costosissime volte a salvarle la vita. Disperato, il Salfield, cosa farà? Per amore della ragazza, che poi si rivelerà essere sua figlia, e della stessa Alexandra, si farà carico di tutte le spese mediche. Marcus, nel frattempo, a seguito delle denunce avanzate dal suo rivale, finirà in carcere. Alexandra, valente avvocato, lo raggiungerà prontamente, affermando con forza che assumerà la sua difesa e lo caccerà fuori di lì. Ma ad una precisa condizione: una volta libero, dovrà dimenticarsi per sempre di lei. Le anteprime indicano che Alexandra manterrà la promessa fatta e riuscirà effettivamente a far uscire di prigione il marito.
Quest'ultimo, però, ritornato in libertà, non solo non se ne andrà, ma deciderà di fare carriera al Fürstenhof e di stabilirsi a Bicklheim. Come se non bastasse, Marcus recupererà anche i rapporti con Eleni, che non solo gli perdonerà le sue malefatte, ma affermerà di essere disposta a tutto per salvare l'azienda di famiglia e rilanciarla sul mercato. Nel frattempo, Eleni scoprirà di essere figlia biologica di Christoph. Nonostante questo, non ne vorrà sapere di essere una Salfield. E, nel corso di un litigio con la madre, affermerà di considerare solo ed unicamente Marcus, ovvero l'uomo che l'ha cresciuta. Alexandra, determinata a costruirsi un futuro con Christoph, ovvero l'uomo che ama, raggiungerà prontamente l'ex marito dal quale pretenderà il divorzio nel più breve tempo possibile. Stranamente, l'uomo non solo accetterà, ma arriverà anche a concedere alla donna tutte le azioni del Fürstenhof, garantendole che, d'ora in avanti, non le creerà più problemi. Marcus avrà, dunque, accettato la sconfitta? Se ne saprà di più nelle prossime settimane. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Vanessa fa una importante rivelazione a Caroline. Poi, non sente più il suo bambino. Una sensazionale svolta andrà a riaprire nuovamente le dinamiche amorose tra Vanessa Sonbichler, Max Richter e Caroline Lamprecht. Se negli episodi attualmente in onda su Rete 4, la nipote di Alfons ed il fitness trainer vivono una storia d'amore felice nonostante gli intermezzi della gelosia, in quelle in onda in Germania, Vanessa ha lasciato Max per fidanzarsi con la ex nuova fiamma di Michael, ovvero Caroline. Il Richter, però, non si arrenderà alla fine della sua relazione e farà di tutto per riconquistare il cuore della donna che ama. Un giorno, la Sonbichler verrà colta da strane nausee. Insospettita, effettuerà un test di gravidanza e scoprirà così di essere incinta di Max. All'inizio, preferirà tacere sulla gravidanza. Poi, però, non potrà più fare finta di niente e sarà così che ne parlerà sia con la sua attuale compagna che con Max. Caroline, nel frattempo, proporrà alla sua amata di partire con lei alla volta della Danimarca, per iniziare una nuova vita insieme. Vanessa, però, non ne vorrà sapere di andarsene, anche perché, complice la dolce attesa, finirà per passare molto tempo con il suo ex. E un giorno, i due si scopriranno così vicini ed intimi che arriveranno a scambiarsi un bacio molto appassionato. Devastata dai sensi di colpa per aver tradito la Lamprecht, correrà subito da quest'ultima per confessare l'accaduto. Aggiungerà di provare ancora dei sentimenti vivi per Max, altrimenti non sarebbe mai arrivata a baciarlo. Inutile dire che la donna resterà sconvolta da tale confessione e cercherà di gettarla nel dimenticatoio con una serata in birreria. Sarà qui che poi incontrerà Michael, il suo ex. Vedendola sconvolta, l'uomo proverà a risollevarle il morale, abbracciandola teneramente. Vanessa, trovandosi a passare di lì, fraintenderà tutto. E credendo di averli beccati in flagranza, scapperà via delusa. Ma ancora, dopo alcuni giorni, Max troverà una vecchia bicicletta e deciderà di regalarla alla Sonbichler e al figlio che arriverà. Commossi, i due poi faranno un giro in bici e si inoltreranno nel bosco. A causa dell'arrivo di un temporale, saranno costretti a fermarsi in una baita. Non sappiamo bene cosa accadrà, ma gli spoiler lasciano sottilmente intendere il riesplodere della passione. Insospettita Caroline, il giorno seguente, proverà ad interrogarli e, non riuscendo a fidarsi delle loro parole, spingerà la sua amata a confidarsi a cuore aperto. Vanessa, non potendo più mentire, le dirà qualcosa di importantissimo. La Lamprecht, così, dopo aver ascoltato la sua confessione, prenderà una decisione importantissima. Di cosa si tratterà? In attesa di scoprirne di più, è bene precisare che la gravidanza della nostra amata Vanessa, ad un certo punto, verrà dichiarata a rischio. Le anticipazioni al riguardo sono ancora scarne, ma indicano che la tirocinante Valentina, agitata per un incidente accaduto durante una gita con Vroni, sorella di Eleni, finirà per provocarne uno decisamente più importante alla Sonbichler. Arriverà a somministrarle, durante un controllo, un farmaco pericolosissimo per le donne in attesa. Non sappiamo ancora bene come si evolverà la vicenda. Quel che è certo è che la nipote di Alfons, ad un tratto, si allarmerà perché non sentirà più la piccola vita che porta in grembo. E ci chiediamo, gli autori si serviranno di questo escamotage per ricreare nuovi equilibri? Vanessa perderà davvero il bambino? Ci auguriamo di no. A presto per nuovi succosi aggiornamenti. Gli spoiler di Tempesta d'amore terminano qui, pronti a tornare con nuove vicende sempre più appassionanti.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.